Eccoci qui, buongiorno cari, buongiorno, buon martedì, buongiorno Silvia Stagna, Buongiorno benvenuta. ragazzi, grazie dell'invito come al Benvenuta. solito. No, no, mai sei fai parte del No, no, gioco, come si dice. sì. Sono come l'arredamento, il martedì, ecco. Il nostro assessore. Vito in the sheets, subito, questa Eccoci. mattina col sole siamo anche più brillanti, con i bar che possono lavorare al banco siamo più contenti. Allora, questa Difatti. mattina ci sono 14 gradi e c'è sole, la giornata sarà sicuramente piacevole, quindi Finalmente, sì, finalmente. stiamo entrando finalmente Nel nell'estate. vivo. E Corriere della Sera, la prima pagina è questa. Il piccolo di Alessandria. Ma è un giornale? Sì. La stampa. Dai. Letta anche la bugiarda. Sì, Buongiorno ai signori che stanno finalmente bevendo il caffè al perciò, è banco. un piacere. Fai vedere. Il Mamma mio mia. rito l'ho già consumato, 5 minuti fa. Ecco. Grazie al Melchiorni Caffè. Leggevo Faccio che un po' di pubblicità, 70% ma degli italiani sentivano la sto mancanza bene. di un caffè al bancone. Sì. Sì, è vero, è un rito e Fai giustamente vedere, Cado, con la fa telecamera, parte il del nostro bancone. DNA. No, noi siamo Facciamo contenti. vedere il bancone, dai, siamo Ci contenti che sono due adesso ci sono due persone. clienti, prima c'erano altri due, quindi Prima, sta sì. partendo il lavoro. Non vogliamo riprendere i visi. Intanto saluto Sandro Romano, buongiorno Siracusa, buongiorno Serena Tettoni, Buongiorno, buongiorno. ciao ciao Serena, tanti. Tanto Sandro avrà 21-22 gradi, minimo. Sì, già adesso sì, Minimo. vabbè, Sicuramente comunque sì. per i meteorologi il primo giugno inizia l'estate, quindi non Sì, lo so, noi cominciamo. vediamo, facciamo E salutiamo preoccupante. Roberto Carboni, Tu hai fatto come la è prova stato per costume? Io l'ho Allora, fatta. ecco, bene, bene. Superata? Alla Benissimo. grande. Bene, bene. Alla grande. Ricordi Fantozzi? Sì, avevo questo costumino con le bretelle. Ah, giusto, che stava Sì. giusto. Perfetto, Perfetto, sì. sono molto contento. E ho visto anche le paperine che adoperava lei, c'era scritto il suo nome sopra, Flamma. Paperini, E delle paperine, quelli della quelle da giocare Berlusconi, nell'acqua. Quelle da giocare sì, nell'acqua. attenti. E c'è scritto Flamma. Sì. Ma ha una ditta proprio che le produce le Beh, certo, paperine? no, è la linea che l'ho sviluppata Però con sono lei. gessate, anche Brava, hai quelle. visto? Avevano tutte le righe così. Vabbè, quando giocavo a basket mi facevo incidere il nome sulle scarpe. Ecco. Non peraltro, perché poi intorno Perché poi te c'è le qualcuno rubavano. che magari. Perché poi te le rubavano. Allora, Senti, salutiamo anche Maurizio anche Messi, il Serena, nostro. ecco, anche Serena ha fatto la prova costume, ma lei ha Lei l'ha costumino, superata. l'ha superata sicuramente. Mamma mia, Concordiamo. Giova Rossi già qui. Cosa è successo, Giova? Buon primo giugno anche te, non vorrei Sì, che. buon primo giugno anche a Maurizio Messi, il Giorgio nostro Repetto, Maurizio Messi. tassista di fiducia. L'abbiamo visto, forse perché domani sono tutti a casa, no, stamattina sono già In attivi, fermento, tante sì. cose Ma anche noi siamo a Secondo casa o me vuoi farmi c'era lavorare? tanto parcheggio questa mattina, Sì, rispetto all'ora solita, quindi vuol dire che hanno fatto il cambia ponticello. qualcuno si prepara ad andare, Cambia sì, se qualcosa, non è sì. già andato. Esattamente, tanto ponte, perché ho visto fine settimana, parlavamo con alcuni ristoratori, abbiamo visto anche in altri posti dove, che abbiamo Sì. frequentato, non Allora, c'è il adesso proprio di questo passare. ne parleremo perché sta nascendo un problema Italia. Alcuni miei amici mi dicono non solo Italia, ma principalmente Italia. E poi ne L'Italia è sempre un parleremo. problema, di principio. Purtroppo sì. Allora, Allora, salutiamo anche Sergio e Anna. E Carlo Viscardi, E buongiorno, Carlo, buongiorno. buongiorno, buongiorno. E Orietta Buongiorno. Berti che oggi fa il compleanno, ragazzi, ma Orietta Berti mi dice qualcosa di carino? Sì, Finché la finché barca barca va, cioè va, voglio un dire, classico. secondo me Per devo me, fare il secondo inno nazionale. sì, finché la barca va, Ma lascia comunque è andare. un'emiliana veramente schietta, Sì, spiritosa, dai, bello, sì. Bene, si difende da povera vecchietta, ma serena, ma Ma molla, ma no. molla. Vabbè, diciamo che la voce ce l'ha Anche il ancora, sì. cagnolino al bar, anche il cagnolino al bar è stato servito al banco. Chi questo? Il cagnolino, Ah, cagnolino, gli abbiamo hanno visto che sta dato. spazzolando. Sì. Allora, parliamo di giustizia oggi. Due notizie Ahimè. su tutto, positive o meno, lo giudicherete noi. Secondo me una negativa, bisogna rispettare la legge. Hanno liberato quell'animale di Giovanni Brusca, si può dire animale. Dovrebbe aver ucciso almeno 150 persone, era Per sua stessa missione, sciolto nell'acido dei bambini, quindi no, è proprio una bestia. E ha fatto 25 anni, ha scontato E 25 anni, prego? poi si è pentito. Gli conveniva. Ha scontato 25 anni, adesso esce, le figlie e i figli delle persone che hanno ucciso si dividono tra chi ha accettato
rassegnato l'effetto della legge e chi invece dice che avrebbe dovuto buttare la chiave. Purtroppo io sono più della seconda parte della platea, già studiando quando all'università mi ero schierato già con un professore che poi c'era cosa con me, con la parte dei positivisti. Cosa hai combinato? Anche all'università? Esame. No, poi l'avevo passato bene, però avevamo fatto una discussione, erano state un'ora e mezza a discutere. Ecco. Io sono convinto che persone come queste, che sono dei devianti della società, siano da eliminare dalla società, non da uccidere, ma da mettere in un'isola deserta, cioè da tenere lì, perché tanto non li redimi, cioè uno che uccide 150 persone. No, anche perché adesso si pone poi un problema, dove lo facciamo vivere? Gli dovremmo dare la scorta, perché la mafia gliel'ha giurata, certo. Quelli come te gliel'ha giurata. Io? No, come te che lo chiamano, com'è che l'hai chiamato? Un animale. Un animale? Ecco. Beh, lo chiamavano già così. Sì, ma sì, o animale. No, ma io adesso non sto dicendo. Nessuno quelli come te, nel senso quelli che anche dalla parte. Sì. Ritengono che sia un'ingiustizia, quindi di là la ritengono di qua anni, e questo qui dovrà andare a vivere sottoterra, secondo me. Speriamo al suo posto, cioè, non da morto, dico che sparisca, è una persona che non deve stare nella società. Quando la mafia ti cerca ti trova. Vabbè. Comunque, sì. Tanto... Giulio Alessio, buongiorno. E Marco Gagnolatti, buongiorno, buon martedì da Tortona, benvenuto anche a te, noi siamo Alessandria e ti facciamo tanti auguri. E poi c'è la sentenza dell'ex Silva, ai Riva 20-22 anni per disastro ambientale. Ma che fabbrica hanno dato i Riva? Cioè, che fabbrica ha dato lo Stato ai Riva? Che fabbrica ha dato? Lo Stato ai Riva. Beh, una fabbrica che loro si erano impegnati a risanare secondo i contratti di cessione. Loro teoricamente, adesso, vabbè, la sentenza è il primo grado, certo. non l'hanno risanata, quindi sono stati condannati per questo motivo e anche a vendola. Che quindi adesso tuona sì. contro la giustizia, ma si è accorto adesso che la giustizia è un po' storta, e, perché avrebbe addomesticato i controlli che venivano fatti nel... Ma no, ma figurati se uno come Vendola fa una roba del genere, è dalla parte degli operai. Ma certo, lui è dalla parte del popolo. No, comunque adesso sta tuonando. No. Dice che non è giusto, che la giustizia è malata. Sicuramente c'è stata una persecuzione nei miei confronti. Esatto. E questo è un principio che io non posso aborrire. Esatto. E comunque la situazione adesso è anche abbastanza complicata riguardo la prosecuzione dei lavori dell'acciaieria. Lo Stato si è impegnato a fare propriamente, è entrato con 400 milioni accordato nella proprietà di ArcelorMittal e si è impegnato autonomamente di provvedere al piano di risanamento ambientale che è in piedi, non è stato implementato, chissà chi lo sa. Comunque adesso c'è lo Stato, e se c'è lo Stato tanta roba, perché sappiamo che lo Stato è perfetto, non sbaglia mai, non fa tutto quello che fa lo Stato. Ecco, io vorrei solo salutare la Nostra Signora del Biscotto. Ciao Giulia. Ciao Giulia, benvenuta. Buongiorno. E Patrizia Garrone, buongiorno. Hai notato che Patrizia non ha messo più il sole, ultimamente secondo me ha il cielo velato. C'è il cielo velato? Sì. Può darsi, però c'è 56 gradi là. No, me lascia perdere, quelli perché c'è il deserto vicino. Arrostiscono. C'è anche il campo da golf vicino, visto? Sì, ho visto. Sì. E anche la spiaggia, sì. A stamania? Sì. No? Un giorno al golf, un giorno in spiaggia, un giorno... pesce. Sì. No, è la vita dura. Una vita veramente da emigrante. Ecco, perfetto come sul motorone. Sì, lo Stato sì, è perfetto dappertutto, quando controlla. Certo. Adesso, ciao Andrea, buongiorno. Parleremo anche del motorone, ciao Andrea. Allora, io vorrei invece iniziare con un discorso che tocca anche un po' il nostro locale. La denuncia di Mauro Moro, direttore del gruppo I Due Buoi, che ha detto non ci sono, non c'è personale di sala, non c'è maître, cuochi, eccetera. Allora, questo che per alcuni poteva sembrare... Oggi piove, hai visto? Oh.
22 gradi e piove. Bene, bene, Marco, siamo contenti comunque che ci segui, che ti facciamo anche venire a buon umore. Sì, allora, con certe notizie. Allora, dicevamo che c'è questo problema ormai, insomma, chiaro, sì, evidente. In Italia oggi un sommelier o un maître di sala di ristoranti importanti possono arrivare anche a chiedere 120.000 euro l'anno. Sì, sì. Perché non si trovano, certo, si basavano sugli 70-80 mila euro l'anno. Parlavamo anche con Mauro Moro e diceva, gli abbiamo chiesto, sì, se dalle scuole professionali escono, ogni anno escono centinaia di ragazzi, se non si può pescare lì in mezzo. E ho detto sì, si può pescare lì in mezzo, ma per prendere uno che, come dice lui, solo sappia quando è in cucina dove mettere le mani, devi scegliere tra i 2-3 migliori che ci sono, perché gli altri sono completamente... A volte non sanno dove sono. Sono completamente... Ecco, al di là poi di alcune richieste di lavoro che hanno così... Sono tra l'ironico, sì, e purtroppo la mancanza di sapere come fare determinate cose, ma il problema dove nasce? Nasce per esempio che molti camerieri, soprattutto gente giovane ancora, con la famiglia, magari qualche mutuo, qualche cosa, eccetera, si sono rivolti a fare altri mestieri, per cui hanno iniziato a fare padroncini e a distribuire pacchi, a fare qualcosa, insomma, a non lasciare la famiglia senza soldi, laddove avevano un lavoro stagionale che non gli è stato confermato. Per esempio, pensate a tutti quelli che facevano la stagione d'estate al mare e d'inverno in montagna, no? Pensate, un pezzo dell'estate quasi tutto il mese. Pensate a tutti quelli che invece facevano solo la stagione invernale, due stagioni praticamente sparite, una abbondante, insomma. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che poi molti di questi, chi sapeva trattare un po' carni, salumi, conosceva un po' tutto quel mondo lì, ha trovato posto nella grande distribuzione. Ed ecco che prima di ritornare nei confronti di un lavoro che tanto gli aveva dato, ma tanto gli ha tolto, quindi con un comportamento, ieri sera ero in una room dove c'erano parecchi chef di livello, proprietari di ristoranti, eccetera, e dicevano non riusciamo a convincerli, non riesco a convincerli, dicevano alcuni chef, la mia ex brigata a ritornare a fare quello che stava facendo. Non riesco a convincere il maître che guadagnava netto magari uno stipendio normale, ma con le mance a Capri non c'è più un maître. Ah, ha detto? Non c'è più un sommelier. Si stanno rivolgendo a ragazzi giovani appena usciti dal neolaureati, usciti dall'università, con il pericolo che non siano all'altezza anche delle cantine che vanno ad ereditare, no? Oltre al fatto sono che sono mestieri complicati, No, io sono mestieri. Buongiorno Maietto. Difficoltosi, complicati, dove devi studiare sempre. Stai in piedi tante ore, sei magari vestito con un abbigliamento non proprio estivo. No, nel senso che molti di questi hanno la giacca anche. Ecco, e in più mancano i clienti americani quelli che lasciavano le mance importanti, quelli che non avevano nessun problema a dire ho speso 100 per mangiare e lascio 30, 40, 50 certo, di mancia, no? Certo. Perché sono stato trattato bene, perché a mia moglie gli hanno portato i limoni nel piatto a fine pasto. Sì. Cioè c'era anche questa un po' questa... non furberia, questa classe italiana del cliente, savoir-faire, ecco, brava, mi hai trovato, mi hai dato la parola e non riuscivo a trovarla. Vabbè, la pubblica estensione qualche termine lo conosco, qualche vabbè, allora, in questo voglio dire infatti parlando ieri proprio con Moro, sapete che sono usciti 3 articoli e poi alcuni post sui social riguardo proprio la ricerca di personale,
e ci ha fatto vedere le offerte che ci sono state, e noi pensavamo che con questo battage avesse un mazzetto così di offerte, le richieste, no? Poi da valutare. C'era una ragazza che faceva le pulizie, cercava un posto, una signora che lavorava in una mensa, questo è per il ristorante per gourmet, stellato, certo. E è un ragazzo che diceva di essere stato un ragazzo di sala, così, il curriculum era un po' nebbioso, quindi sembrava un po' ricostruito, però vabbè, era l'unico che aveva un profilo che avrebbe potuto al limite avvicinarsi, però tre offerte su 1200 visualizzazioni su ogni singolo post sulle pagine social dei Bue Rossi. Così. Vabbè, questo è il mercato del lavoro, cioè, nel senso bisogna che le persone siano, cioè, poi comunque parliamo di problematiche sui licenziamenti, ma alla fine possiamo anche pensare che di riuscire ad avvicinare tanto la domanda all'offerta di lavoro, perché comunque chiaramente ci vogliono dei corsi di formazione, ma una cosa di questo tipo va messa in campo, perché se noi siamo il paese comunque del turismo e non possiamo non avere risorse da questo punto di vista. E risorse qualificate, perché poi purtroppo mi permetto di dire che buttare un piatto in tavola sei capaci tutti. No, diciamo che il primo lavoro, che non lo so voi, ma io per esempio l'ho fatto, è quello del cameriere, cioè perché comunque uno si mantiene nell'estate, si mantiene le vacanze, no? Allora, cioè, i piatti si mettono da destra o da sinistra? Ma io si tolgono da destra o da sinistra? Da un bancone di un baretto, cioè, ma nel senso non era una cosa di baretto, di una piscina. Ecco. Quindi, eri dietro al bancone tu. Eri la ragazza pompon dietro al bancone. Si pulivano i tavoli, si mette, cioè, nel senso che qualcuno può ti adoperavano come ragazza da destra a sinistra, no, assolutamente. Io lo portavo e basta. E il vino? Queste finezze, ma il vino non c'era. Dove si serve? A destra o a sinistra? Ragazzi, ma su queste sono cose che comunque si imparano velocemente. Si imparano velocemente se hai voglia di fare, però. Impongono questo, perché vabbè, c'è locale e locale. Se poi non puoi arrivare, ecco, in un locale come Due Buoi, e non puoi arrivare proprio avulso da. Ma già anche qui al Melchioni Caffè. Al Melchioni Caffè, perché comunque c'è un'attenzione di un certo tipo. Le ragazze sono formate continuamente ieri sera siamo stati a cena e il servizio è stato impeccabile. L'impiattamento assoluto, cioè già qui, ecco, l'impiattamento tu lo fai a casa la sera? No, ragazzi, l'impiattamento come vuol dire che ognuno ognuno si prende qualcosa dalla pentola, quella è l'impiattamento. No, vabbè, ma scusa. Vabbè, io se non lo servo io, ma da seduta a volte anche. Ma povera, ma quel povero uomo che ti ha sposato deve ricevere un trattamento simile. Sì, mi passo da seduta. Ma dovrebbe essere lui in piedi a servirla, magari fa anche la reverenza. Allora, tu sei il solito democristiano di vecchia maniera, e quindi... No, dice Patrizia, che in Tunisia sono i libici più generosi nelle mance. Si vede che hanno ancora qualche soldo che gira. Buongiorno Domenico Villa, vino si versa nel mio bicchiere. Furbacchione. Non da destra a sinistra, ma si versa nel suo. Beh, bravo. Cominciamo bene. Allora, l'altra cosa che invece so che ti farà gioia è come mai Visco non ti ha invitato? Ma ci siamo sentiti? Prima o dopo? No, prima, ovvio. Prima? Sì, sì. No, volevo sapere se aveva preso dalle tue fonti. No, cosa ne pensavo. Ma sai, io veramente mi sento con Visco e con Sandro Romano. Chiamato... Ci scambiamo... Sì, è il triangolo quello. È il triangolo, sì. Sì. Allora, ieri Visco ha chiamato anche la signora della CNN. Ah, certo. E ha detto, mi fa due tagliolini, per favore. Okay. Che dopo qui che ho finito, che noia, che barba, che noia. Allora, Visco scommette sulla ripresa, il rialzo del PIL supererà il 4%. Sì. Questo ce lo auguriamo tutti, perché vorrebbe dire che la gente ha voglia di ritornare alla normalità, ha voglia di avere, di avere, di,
di spendere quello che ha risparmiato in questi mesi. Diciamo che con un calo del 9% del PIL, il reddito delle famiglie è calato del 2,6%, si stima anche grazie agli interventi di sovvenzione da parte dello Stato. Il 4% andrà a valere circa il 3-6% rispetto al PIL pre-Covid, però potrebbe già essere una buona notizia. Diciamo che piace abbastanza l'idea del PNRR che porti dei vantaggi. Dall'altro lato, parliamo invece di economia, l'inflazione in Italia è arrivata all'1,8% e quasi tutto è dovuto al rincaro delle materie prime energetiche. Per cui per ora non c'è ancora l'aumento di domanda generalizzato che possa portare a un aumento di inflazione sana, e addirittura, anzi, sta calando sia la vendita degli alimentari, che aveva avuto un incremento fortissimo l'altro anno in questo periodo, sia la vendita online, che si sta stabilizzando come si pensava, ma del resto aumentando le aperture dei negozi, anche dei centri commerciali nel weekend, è ovvio che la gente trova e si distribuisce la stessa torta in più fette, per cui diciamo c'è una stabilizzazione, un ritorno alla normalità, però riportiamo il new normal, perché in ogni caso sembra che internet lavorerà intorno all'8-9% in più rispetto al pre-Covid di media, ed è già tanta roba, perché comunque ricordo solo che nel 2020 le vendite online mondiali sono cresciute del 24%, sì, contro una cifra pazzesca, quasi doppia, pazzesca. Quindi questo lo dice lungamente, sì. E poi i player, poi al mondo i grandi player sono pochi. Un paio si dividono il 60-70% del mercato. Sì, quello mondiale sì. Adesso se noi andiamo per esempio settorialmente. No, poi settorialmente è anche magari per singolo paese. In Cina, se tu togli Alibaba e il suo gruppo di aziende, sì, e Pinduoduo, se metti loro arrivi già al 72% delle vendite, appunto, online. E pensate che quest'anno in Cina il 54% delle vendite globali dei consumatori, quindi B2C, saranno fatte in internet. Cioè, certo, i negozi lavoreranno per il 48% del totale delle vendite. Noi no. Tenete anche presente che in un paese così vasto, se tu togli città come Pechino, Shanghai, Guangzhou e poche altre, in quelle che sono già comunque per noi metropoli, no? Con 5-6 milioni di abitanti, non ci sono i negozi di marca che trovi solo ed esclusivamente nelle grandi città. Quindi tenete presente che il prodotto fisicamente proprio non si trova, quindi sì, non hai alternativa se non in quello di acquistarlo online, senza parlare poi di zone poi più periferiche. Zone sì, più lontane, e in Cina le zone lontane sono lontane davvero. Comunque ecco, è un'evoluzione mondiale particolare. Ho visto mentre si stava scorrendo, veniamo da Alessandra, entriamo, usciamo, ottime notizie, ne parlavamo anche ieri con l'assessore Rogero, e qua c'è la conferma, abbiamo anche Silvia che ce ne può parlare, della cittadella, con gli investimenti che dallo Stato arrivano al contagocce, ma il Comune ha deciso di metterci mano per rivitalizzarla e creare un polo botanico. Sì, abbiamo questo grande progetto che è stato seguito direttamente dal nostro sindaco Gianfranco Cuttica di Rimigliasco, e anche con il consigliere Ravazzi, questo gruppo di tecnici che risponde alla struttura dei progetti complessi, cui abbiamo dato impulso ancora in ultimo con l'ultima riorganizzazione del personale del comune, di cui anche mi occupo io come assessore al personale del comune. Abbiamo cercato di fare il più possibile rispetto a questa rivitalizzazione della cittadella, con la coesione territoriale, cioè questo accordo dei comuni. La cittadella è proprio il fulcro della rivisitazione di tutto il bacino dell'area del Tanaro. Con tutti questi comuni, ognuno ha presentato un progetto, noi il nostro grande progetto è questo, di rivitalizzare appunto la cittadella, di farla rinascere,
ma per farla rinascere non come un monumento a sé stante, ma che ha comunque ospita una funzionalità, esatto, delle attività. Ecco, oltre e il questo giardino... è il giardino botanico, cioè il nostro giardino botanico che diventerà un giardino botanico di eccellenza visitabile, ma soprattutto con, in accordo anche con l'università, un polo di studio e anche di attività relativamente a questo. Per farlo vivere la cittadella. Quindi c'è un articolo, a parte l'errore della un po' grossolano della Mariotti che scrive la caserma Veleno, che però è Veleno con la B come Bologna, vuol dire, non Veleno, perché Veleno insomma magari è un po' strano, però la caserma è già stata oggetto di attenzione per il Porfeser, perché noi con la Soprintendenza abbiamo siglato questo accordo con cui abbiamo dato alcuni fondi per ristrutturare parti ben precise della cittadella, e in questo caso la caserma, ma solo per capire, tutto sarà poi anche preso in attenzione dalla Soprintendenza. Scusa Riccardo. Niente, no, solo per capire. La caserma, quella che dici tu, Veleno e non Veleno, esatto, perché è solo Veleno per la Mariotti, esatto, viene un po' di voglia, viene il Veleno, lo dico, ma tutto perché l'ho visto, ho detto, ma lei è esperta, non hai fatto giornalista, deve capire. No, ma gli viene il Veleno guarda, quando entri nel Pratone, sì, per chi conosce la cittadella, il Pratone è il campo d'armi di una volta, sì, con tutte le caserme attorno. Questa Veleno, detta Veleno per la Mariotti, è quella di destra dove ci sono... No, è la sinistra. È la sinistra. Ah, quindi non quella dove si erano già stati fatti dei lavori, non quella alle spalle, no, dove anche lì qualche piccolo lavoro era già stato fatto, ma addirittura quella di sinistra, quella grande, che era tutta transennata, esatto, che era tutta transennata, e quindi... Facciamo vedere. Sì, facciamo vedere immediatamente. La caserma Veleno. La caserma Veleno, detta Veleno perché il suo nome perché è Veleno. E cos'era, un generale? Sì, ricordo. Sì. Mariotti, fare un po' di storia. Forse. Magari serve nella vita. Sì, nella sì, vita a volte. Città, a volte serve. Sì. Fatti un veleno più che un veleno. Però ecco, la notizia buona è che comunque anche Alessandra si sta muovendo da questo lato, sì, e quei 25 milioni non stanno ancora arrivando. Ne parlavamo ieri con Rogero. Erano quei, cioè, ecco, io chiedevo cosa ne fanno, ne hanno investiti, no, sono lì, non... ecco, io il mio ministero, il mio dubbio è quando ci sono questi soldi che sono già stanziati, non possono essere adoperati per fare altre cose, perché hanno comunque un vincolo, no, hanno un vincolo, sono destinati. Allora, non sarebbe meglio comprare titoli di Stato quando i soldi sono vincolati e non sono spesi? Tanto, mi permetto di dire che in 3 giorni, per legge, non per merito personale, in 3 giorni per legge i titoli di Stato te li ritrovi riaccreditati sul conto e magari ci hai preso anche degli interessi. Sì, tu mi dirai. La contabilità statale è diversa, non è? La contabilità statale, c'è l'imputazione e poi la contabilità per cassa, quindi sì, tu puoi imputarlo, quindi quando usciranno questi soldi potrai farli uscire solo su quei capitoli, ma non è detto che tu li abbia. Bravo, è qui che volevo arrivare. Perché non viene fatto tutto questo? Perché non ci sono i soldi. Perché voi credevate che fosse come per un'azienda. Ho stanziato dei soldi, adesso li incasso e pago. No! No. Non è messo nel cassettino, Ponte Sesto. Quando arrivano, vabbè, è tutta una partita. Loro vanno per cassa. Ma se vuoi fare qualcosa, fallo comodo, non stare sotto. Non siamo nei trasparenti. Dove si è costretto a nascondere, tipo Radio Gold delle mattine. Sì, delle mattine gioco. Io con lui gioco a te. Sei bene con me, simpatico, mi odia. Allora, ottima notizia, abbiamo detto prima, da oggi si può pranzare, non c'è più limite delle 4 persone a tavola, si può stare nei bar, cioè, vicino al bancone, però non so stare intorno ai bar. E voglio vedere in certe zone, Alessandra, se capiterà. Non ci sono alcune liberalizzazioni sopra. Come?
Sopra il bancone. Sopra il bancone, sì, in certe zone sopra il bancone. Io ho visto una ripresa di venerdì sera mi sembra, sì. In piazzetta della Lega. Era praticamente una discoteca, sembrava di essere al Master, sia per la gente che c'era. Ecco, quello teoricamente sarebbe non concesso. Vabbè, ma intanto passano i vigili in macchina. Si sono passati. Allora, non possiamo togliere le automobili, almeno nelle vie principali. Allora, darò un'anteprima, ma sì. Tanto è già una cosa... Sì. 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 Togliamo le automobili nelle vie principali perché vanno a piedi, adesso facciamo la pattuglia a piedi, quindi... Una decisione della mia collega da Mo. E quelli che erano in bicicletta, che non li vediamo più andare in bicicletta, hanno forato le gomme? Ci sono anche loro. Girano, fanno la loro pattuglia anche loro. Sì. No, ma io sono contento, soprattutto se non vedo questa sfilza di automobili andare avanti e indietro per via Roma, Corso Roma, che non capisco, o piazzetta della Lega, fermata doc. Pausa caffè si chiamava. Una volta sì. Comunque, la notizia è buona soprattutto perché segue quella dei nuovi casi. Per la prima volta siamo andati sotto i 2000 casi positivi. Meno male. Al giorno, e i morti sono 82, sono sempre troppi. Uno solo sarebbe troppo, ma comunque rispetto ai 400, 500, 600 che sentivamo nei periodi pericolosi, periodi gravi, è tanta roba. Le vaccinazioni, ne parlavamo prima, stanno procedendo molto bene e comunque qualcosa fanno. Può essere chi contesta. C'è un aspetto sicuramente di protezione, quello sicuramente. Ma assolutamente. Poi bisogna mantenere sempre l'attenzione, le mascherine le abbiamo tutte in tasca e le utilizziamo tutti. Però ecco, con la cautela e la vaccinazione il rischio... No, perché dicono di me che non c'ho mai la mascherina. Okay. No, ce l'abbiamo tutti. No, l'abbiamo tutti. Allora, invece volevo... No, io da te vorrei farti dire una cosa, che sono le 8, quindi... Anche se ho la mascherina. Caffè del panciotto. Ho paura che non ti sento. Caffè del panciotto. Non ti sentono, secondo me. Caffè del panciotto, l'unico caffè che ci fa ritornare giovani. Tac! E quella ce ne vuole proprio tanto. Anche due o tre, ma ce ne vuole proprio tanto. Sai cosa ho fatto l'altro giorno? Ho messo la damigiana sopra la macchina, vecchia maniera, col tubo che scendeva direttamente. Oh, è fatto così, ti sei fatto. Ah, no, direttamente. Direttamente. No, avevo pensato di farmi un'indovena di caffè del panciotto, però poi ho visto che ci sono i monogusto. C'è il Perù, sì, è vero. C'è il Messico, c'è. C'è Honduras, insomma. Allora, Colombia. Allora mi sono detto, ma quasi è meglio averlo, perché cambi botte, cambi attacco, sì. E adesso ho queste 4-5 botticelle sopra il tettuccio camuffate un po', Da veleno. Volevo dare una notizia che non so se non ho visto ancora se c'è già Babariz, ma interessante. Valenza, oggi ci sarà la presentazione alla stampa della candidatura a città creativa dell'UNESCO e ovviamente la nostra Baba, in qualità di presidente di Valenza, del consorzio che dà servizi a tutti i migliori orafi della cittadina e come rappresentante attiva delle attività produttive, sarà presente, e siamo orgogliosi di avere comunque questa nella nostra provincia un polo di così tanta importanza. Comunque l'UNESCO rappresenta un po' l'eccellenza del mondo e Valenza ci fa molto piacere che sia lì. Certo. Come è eccellente al mondo Giulia Alessio con il suo biscotto, biscotto.it, oppure biscotto nei social, lo trovate per avere dei biscotti buonissimi, della pasticceria, delle torte come questa dell'inaugurazione del nuovo bar della famiglia Perugini Fanciot, e non sono solo belle, ma sono anche buone. Ecco, come sono buoni e bravi anche i ragazzi della CIA, del CAF della CIA, che in questo periodo stanno lavorando lacrimente per tutte le attività, sia di raccolta documenti per la dichiarazione dei redditi, per l'ISE. Ricordiamo ancora una volta, se avete fatto dei giorni di cassa integrazione, sì, bisogna
fare il 7.30. 7.30 perché comunque non tutti lo sanno, sì. Non a tutti viene detto, e questo è un monito che noi vogliamo dare, sì. Preciso, perché lo Stato, se può complicarti la vita, lo fa volentieri. E lo Stato una volta eravamo noi, adesso è solo più la burocrazia. Beh, nato, prima l'uovo o la carta bollata? Carta bollata. Ricordiamo che con le aperture libere anche la Cascinotta tra Ovidio e Masio, nuovo agriturismo. Ma buongiorno. Anche buongiorno. A buongiorno, benvenuta. Il macchiato? Il macchiato, grazie. Per me, grazie. Sì, è normale. Grazie. Allora, ricordiamo che noi siamo, come tutte le mattine, al Mecchioni Caffè in via Kenna. Sì, è servito sulla destra. E se volete fare, hai visto? Non si fa caso. Hai visto? Grazie. E se volete fare come ho fatto io ieri sera, venite qua a cena. Ecco. Ti chiami? Allora, Elisa. Elisa è una new entry, se non sbaglio. Non scappare, non scappare. Ok. No, devi venire un po' più in qua. Okay. Ecco, sì, perché ecco. Ti vedi nel monitor là. Sì. Ecco, allora vuol dire che sei in onda. Sì. Allora. Ah, okay. Ecco, vorremmo sapere qual è il tuo piatto del giorno. Allora c'è il maialino con crema di spinaci, crema al cioccolato fondente, crema di patate. Meraviglioso. Ah, dolce. Meraviglioso, sì. L'ha preso. Ecco, il maialino di. Com'è il tuo nome? Elisa. Il maialino di Elisa. Quindi se volete veni. E non vi ricordate quello. Tutto il piatto con queste cose meravigliose, no, che vengono messe. Sono sempre complicate, però se voi chiedete il piatto di Elisa. Piatto di Elisa, o oggi, dice il maialino di Elisa. Finché ce n'è. Finché ce n'è. Quando lo presentano così. Ieri sera hai preso l'ultima porzione? Assolutamente, assolutamente sì. Ovviamente. Bene. Grazie. Bene, grazie. Buona giornata. Allora, ricordiamo che sono aperti dalla mezza alle tre circa, salvo fine prodotto. Sì. Sì. Chiudono per sold out. Per esempio, lei che mangia sempre la treccina al mattino. Sì, me la faccio tenere. È perché ha paura, eh? Vabbè, c'è gente qui che arriva, spazzola, adesso che si possono sedere, poi di più ancora. Ottimo, no, ieri sera siamo a cena qui e come vi dico è veramente tutto ottimo. Venite, oltre al sorriso del personale c'è anche la qualità. Ma guarda, si è unito anche Andrea Taverna, sappiamo che. Buongiorno Andrea Taverna. Fino a questo weekend era aperto solo venerdì, sabato e domenica. E stavamo parlando proprio di te, della Cascinotta. Dici se è cambiato o se è rimasto così. Allora, a Cascinotta si possono prendere gli aperitivi all'aperto oppure una merenda signora all'aperto, se ci tenete, perché adesso la temperatura volge al bello, ma si può anche godere delle bellissime sale interne per poter pranzare. Il menù è quello tradizionale, ma rivisitato come solo loro sanno fare. Vale la pena di partire. Poi vicino, trovo Ovidio e Masio. Poi si sta bene. Si sta molto bene. Sei mai andata alla Cascinotta? No. Dobbiamo andarci una volta assieme. Ti portiamo. Una volta, ne vale la pena. Ti portiamo, paga taverna, non c'è problema. Così mi fate un po' di lezioni di. Andrea, di buon tono. Andrea, scaricaci un attimo il buono. Salutiamo buono. Anche Cristian Palmieri. Ciao Cristian, che si è collegato. Ciao, benvenuto. Federico Castaldi e Michela Lera sono in contatto con noi anche su Instagram. Ah, grazie, ciao, buongiorno. Benvenuti. Ci fa sempre piacere. Quando gli amici sono così puntuali e presenti. Sì, sì, sì. Ah, allora, ragazzi, guardate che bello questo. Sì, sì, l'ho visto. La pedalata in città. Sì. Veramente, adesso cominciamo a prendete le camere. Facciamo vedere. Ecco, faccio la pieghina nel giornale, l'ho stesa apposta, certo. Per far vedere. Ma questa mattina abbiamo anche lo schermo che si è rotto. Attenzione che sono un po' difficile. Inferocito su sta roba qui, eh. Vai più su ancora un attimo. Vabbè. Sulle piste ciclabili sei inferocito, sulla telecamera. No, sulle piste ciclabili. No, sulla televisione. Adesso li stiamo finendo, dai. Abbiamo già sconvolto tutta la città, sì, cioè la città di Palazzo Rosso si sconvolge per le piste ciclabili rosse. Ma non è quello. No, adesso le finiamo, pian piano. Allora, sommessamente vorrei chiederti. Pian piano, allora, sì. Una pista ciclabile che parte dall'università, sì. Via Cavour. Sì. E questo mi fa molto piacere perché è un invito agli studenti ad andare in bicicletta. Si va verso la caserma. Valfre. Sì. Arriva a un certo punto della caserma Valfre e la pista muore.
Perché? Muore nell'infinito. Fare l'altro pezzo. Muore nell'infinito. Bisogna finirla. Bisogna finirla, si fanno man mano le cose, cioè praticamente. Ah, non si fa è tutto una. È stato asfaltato a favore del comune, devo dire che è quel stato pezzo. Asfaltato un pezzo importante, sì, importante proprio completamente. Dove c'è Piazza Carducci? Sì. No, perché ho tentato di passare ieri, non si passava da nessuna parte. Cioè le piste ciclabili fatte così, tra l'altro adesso le piste. Queste sono vere, però. Tutto sono tanta roba. Queste sono vere, queste sì, sono vere. Queste sono quelle vere e quindi si fanno e adesso andiamo avanti. Poi e iniziamo i lavori per quella verso Solero. Abbiamo preso finanziamento regionale lì e quindi faremo anche quella verso Solero. Chi vuole andare verso Solero, insomma, che è la via Francigena sostanzialmente. E dove passa la pista ciclabile? E fanno i lavori adesso io. Ah, scusa. Però. Chiedevo solo se era lungo la strada o se aveva un percorso alternativo, ecco. Guarda, sinceramente non lo so, soltanto che si farà. Va bene. Comunque ci fa già piacere. Le piste sono un indice di benessere, di ben vivere, che viene preso viene calcolato all'interno delle tabelle che voi vedete periodicamente sul Sole 24 Ore, sugli altri giornali che giudicano la vivibilità delle città. Ecco, questa è una degli indici che danno la civiltà o meno di una città e noi siamo contenti di vederla. E poi ho questo progetto piccolino, come sono piccoli i bambini, che è quello del Pedibus, cioè l'autobus immaginario che va, i bambini che vanno a piedi dalla loro ex scuola Galilei alla nuova scuola che è quella l'ala della Morbelli, ex collegio San Carlo. Sono lì perché sono stati poverini, sfrattati, ma perché stiamo facendo i lavori di ristrutturazione, sono andati in una scuola insomma nuova e ristrutturata con l'antincendio e tutto, come adesso facciamo, mamma. Però hanno avuto il disagio comunque rispetto a quella che è la loro iscrizione, la loro preferenza e la loro sede in cui erano abituati a essere. Allora, questo disagio, insomma, abbiamo messo i pulmini, abbiamo fatto eccetera, adesso hanno aderito però a, non sono solo 15, sono 17 bambini oggi, perché qualcuno si aggiunge man mano, hanno aderito a questo progetto che abbiamo fatto e li accompagniamo e lì sia l'andata che il ritorno verso la loro... Fanno trenino. Fanno questo trenino, sì, è simpatico, tra l'altro io ieri sono stata presente all'inaugurazione e un bambino ha chiesto, ha detto ma ti piace? Lui mi ha detto sì, mi piace camminare, quindi a questo punto abbiamo bambini camminatori che ieri quasi stavano arrivando prima del pulmino, quindi c'è anche una piccola garetta. Tu ahimè che non sei più giovane, ti ricordi Pippi Rippi? No? Pippi Rippi è bello. No, scusa, non sei anziano come sono anziano ma non come lui. Pippi Rippi era Pedibus Carpantibus che buon compagni e Arbore facevano avanti tutta o indietro tutta, non mi ricordo com'era il programma radiofonico. Era alto gradimento, bravo. Avanti tutta l'ha fatto lui in televisione. Alto gradimento, c'era questo programma radiofonico. Anch'io lo sentivo a palla. Non potevi alzarti da tavola perché arrivava auto gradimento con Scarpandibus che faceva pipiripi pipiripi. E loro vanno. E poi c'erano. Sono aiutati dal bel tempo. Dai. C'era un generale, c'era quello abbandonato nello spazio. C'erano tutti i grandi che poi hanno continuato con Arbore nei programmi televisivi. Pazzaglia, Marenco. Brancardi. Brancardi c'era. No, Marenco non me lo ricordo. Cioè, Pazzaglia. Non me lo ricordo, Marenco sì, perché sì, faceva il generale Restogitone. Questo progetto lo mandiamo avanti un po' in tutte le scuole. Adesso abbiamo iniziato in via sperimentale, quindi abbiamo aperto, come dire, questi ragazzi, i ragazzini della Galilei ci hanno aperto una via come ha fatto Galilei quando. Si comincia con le sue scoperte. Sentivo ieri un sociologo per radio che diceva che, per esempio, nelle città come Bolzano, così del nord-est, si utilizzano tanto le biciclette, i bambini nella vita
utilizzeranno poi tante volte le biciclette per i loro spostamenti, perché le prenderanno come forma mentis e qui magari diventeranno dei ragazzini che cammineranno molto e si godranno magari del mondo camminando. Certo, certo, ecco. Bellissimo. Grazie, ai ragazzi e alle famiglie che hanno creduto, e anche alla dirigente scolastica che diciamo, dirige una scuola che è all'interno di un circuito che si chiama SCI, sono le School of Health, che sono praticamente European Health, perché sono quelle scuole che aderiscono a questi progetti di salute e di benessere per i ragazzi. Bene. Quindi all'interno di questo circuito hanno fatto una bella cosa, ci hanno seguito e hanno collaborato con noi, con la pubblica istruzione, e le nostre ragazze della pubblica istruzione. Grazie. Allora, ricordando invece che la carta costa, sì. Allora, questa è una notizia che non vi vorremmo mai dare. Castelceriolo, martedì 8, niente auto in via San Rocco. Tanta roba questa. No, ma perché è come chiudere la piazza del Duomo a Milano, sì, il Pantheon a Roma. Che non ne abbia parlato, non ho ancora trovato sul Corriere, ma magari ci sarà. No, sul Corriere c'è. Lo trovi. Ecco, la carta costa e poi il finanziamento lo paghiamo noi. Così per dire. Allora, vorrei parlare di Sardegna zona bianca, riequi turisti e timore, l'estate è un esame. Devo dire che contrariamente al primo giro, la Sardegna che ritorna a zona bianca dopo un perentorio velocissimo, zona rossa, zona arancione e bababam, giù gialla bianca. Sì, guarda che i sardi che gli davano sempre parlenti, eccetera, sono veloci. Sì. Quelli che danno fastidio li buttano a mare, così dice tutti sani e possiamo tornare in zona bianca. Io non do l'uomo torto, No. È di tipo Sparta. Dice sembra via, giù. Allora, al di là delle battute, fa piacere che una delle nostre isole più belle in assoluto torni prontamente per essere pronta al turismo di quest'anno, esatto. Ma c'è comunque timore, c'è attenzione, c'è preoccupazione, perché dal primo giro in cui erano zona bianca si sono ritrovati, in men che non si dica, arancione rossa in due settimane. Anche lì stiamo procedendo velocemente le vaccinazioni, quindi c'è la speranza che l'impatto sia meno pesante. Che, scusa un attimo, ma anche le pecore? Anche le pecore, sì. No, perché c'è il famoso detto, sono là che andanno, fanno le prove lì per vedere se il lago funziona. No, grandissima attività ieri del vostro ministro degli esteri Gigino Di Maio, che ha incontrato il primo ministro libico Abdulhamid Dubalba, e si dice che l'impegno italiano per la Libia sia importante. Adesso ci vuole anche un'azione europea concreta, finché ci sarà la Francia che ha i suoi interessi in quella zona, l'Europa non interverrà e dovremo farci testa a testa con loro. Poi col ministro degli esteri che abbiamo andiamo veramente, veramente bene. Abbiamo tralasciato i discorsi sul Motarone, cioè le indagini che stanno procedendo, e quando ci saranno dei dati importanti li approfondiremo. Sì, e lì purtroppo adesso inizia l'operazione un po' scarica barile, cioè gli ultimi della fila, che sono i dipendenti che forse sapevano, e se sapevano perché non hanno denunciato, sapendo benissimo come funziona in Italia, no? Sì. Quello di poter denunciare non è che becchi un premio, no, normalmente vieni poi accantonato, mobbizzato, accantonato, eccetera. E io vorrei parlare, visto che abbiamo qui il nostro assessore, di una notizia che è uscita sui giornali, anche sui social ieri, e riguarda la movida violenta dei ragazzini. Da nord a sud c'è violenza, si picchiano, si danno delle bottigliate. In Alessandria, comune, il sindaco ha deciso con la sua ordinanza di vietare la vendita, la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglia, quindi sia bicchieri, cioè nel vetro comunque, quindi sia bottiglia che bicchieri, all'esterno dei locali, per evitare proprio questi effetti di violenza, che poi veramente abbiamo visto delle riprese in piazza Marconi la fine della scorsa settimana,
si davano delle bottigliate. Domenica si sono picchiate delle ragazzine davanti a una gelateria, sempre in quella zona. Adesso quella, sì, ma anche diciamo a Novi, purtroppo c'è un po' di, di queste situazioni. Queste... ultimamente si picchiano anche le ragazzine. Anche le ragazzine, sì. Questo lo trovo interessante. Un po' il Bronx di Alessandria, l'ho visto ultimamente, purtroppo da via Canigia. Noi lo sapevamo quando facemmo richiesta per mettere un po' di ordine. Sì. Dove noi avevamo e avevamo chiesto anche di eliminare certe ricordi. Era anche passata a trovarci, forse, se ben ricordo, no? A Marconi Garden. Sì, era passata, E niente, avevamo pensato di fare una partnership stretta col comune, avevamo pensato di mettere un tendone, di fare delle cose. Cose molto costose. No, su Piazza Marconi, adesso ve lo dico, come su altre piazze, comunque c'è un progetto che deve essere vagliato ed è tra gli obiettivi della dirigenza tecnica del nostro comune sui lavori pubblici, è quello proprio di ripensare e rivitalizzare le piazze della nostra città. Da Piazza della Libertà in avanti, perché comunque anche soprattutto anche Piazza Vittorio Veneto, vicino alla scuola, c'è la biblioteca, quindi è una piazza che ha comunque una sua connotazione molto sensibile rispetto alla cultura, può avere una declinazione maggiore verso il benessere, eccetera, una bella piazzettina, eccetera. E quindi in questo progetto c'è anche Piazza Marconi, che anche io vedrei personalmente. Di giorno una piazza delle erbe, nel senso col mercatino, un mercato anche ridisegnato, qualità, e la sera effettivamente anche con debite coperture che possono rivitalizzata la sera. In occasione di Aperto per Cultura noi avevamo provato con Marconi Garden era bellissimo, diventa bellissimo, con le luci, diventa bellissima quella piazza. Basta volerla tenere, basta mettergli un controllo, perché non vi dico, quella sera lì io stesso ho avuto dei problemi con delle persone, perché come gli ho detto, scendete per favore dalle panchine, perché si siedono nella maniera corretta, oltre a essermi preso vai a quel paese, sono stato anche spintonato e quindi insomma, non è così che si tutela. Purtroppo c'è da mettere una guardia giurata, si mette una guardia giurata, c'è da fare un presidio. Ma so che hanno chiesto anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, perché quando si vedono queste situazioni qua, e poi comunque ancora la spaccata. Anche il nostro, prefetto, quello di il prefetto di Double News, ha stigmatizzato la situazione dicendo. Basterebbe mettere qualche pattuglia in più. Certo. Tanto salutiamo Fabrizio Delfino, che è arrivato in ritardo, ma è arrivato. Presidiare più la notte. Sì, quello sarebbe sicuramente importante. Prenderanno accordi in tal senso, perché a questo punto il sindaco ha fatto quello che era nel suo potere, cioè comunque di riuscire a fare un'ordinanza che limita determinati comportamenti o situazioni, e poi appunto il vetro vuol dire che effettivamente ti puoi portare via la tua bevanda in maniera abbastanza, e comunque questo può essere un oggetto contundente. Intanto volevo ricordare velocissimamente che da Acosport ai due negozi più importanti di Alessandria sono in Piazza Genoa, all'angolo con Via Pontida, e lì potrete trovare sia l'eleganza che le attrezzature tecniche per i vostri sport. E ancora Resicar, concessionario Volvo, Hyundai e Nissan della provincia di Alessandria, si trova solo ed esclusivamente a Spinetta Marengo, ma è diventata una città, quindi non potrete non vederla. Ancora rapidamente parliamo della Bottega della Carne Piemontese in Piazza Marconi, parlavamo proprio di Piazza Marconi, e lì c'è la Bottega della Carne Piemontese con Federica e Luciano, che collaboravano con noi nel Marconi Garden. E lì la carne è veramente buona, il successo di quelle serate era dovuto anche alla qualità della carne che veniva servita, con le attrezzature della coltelleria Boido in via San Lorenzo, www.coltelleriaboido.it, che per trovare le cose migliori che possono servire per la vostra
cucina. Ancora i due buoi, il gastronomico come sapete non funziona per mancanza di cuochi, ma il bistro del Cavour sta funzionando, certo. è all'aperto, si potrà anche mangiare da dentro da oggi, però è bello stare fuori. Si sta talmente bene che è un peccato. Il Garden è un bellissimo posto, a breve tornerà anche Double News, per adesso The Double. Se vorrete sentire invece la musica del Double dovete venire venerdì sera a Olivola dove sono invitata. Sì. Sono sempre invitata, ma adesso qualche volta arrivo perché con calma. Guarda che la stagione poi a ottobre finisce. Tanti impegni, non vogliamo sapere con tuo marito. No, adesso lo interrogheremo. Chi è che è nel mio paese lo sa. Chi è che mi segue nel mio paese, che mi conosce, lo sa che cosa faccio la sera. Cosa fai? No, detto così, non era tutto proprio lecito, sono impegni nel sociale, mio paese. La mia comunità. Parlavamo di una notizia che è travalicata anche senza volerlo nel resto della telecamera. Resto d'Italia parlavamo di cuochi, cucine, sì, personale di sala. Ebbene, c'è un articolo qui sul Corriere della Sera che dice proprio quello: l'amara sorpresa per bar e ristoranti, mancano cuochi, maître e camerieri di sala. Questa è la notizia del dorso di Torino del Corriere della Sera. E si dice, questo è Claudio Ferrara, direttore di EPAT, dice che mancano all'appello in Italia 150.000 dipendenti e quindi almeno 10.000 solo in Piemonte per le attività di somministrazione. Mi ripassi? Certo. E proprio seguendo questa logica, che ormai è il grande sud, le donne, i nuovi talenti sono quello che... È uscita la guida dell'Espresso. Certo. E si parla della qualità. Venerdì giovani, il direttore Enzo Vizzari, celebriamo la fatica del settore, il buono, non si è fermato. Qui stiamo parlando di Ciccio è un grandissimo cuoco. Oldani ormai, dopo gli anni di gavetta da Marchesi, è assodato. E Pino Cuttaia, chi non ha mangiato da Pino Cuttaia è un'esperienza meravigliosa. Vorrei ricordare ai nostri amici del sud che possono andare a mangiare alla Francescana. Sono stati diversi riconoscimenti sulla nuova guida dell'Espresso. Io volevo dire, potete andare alla Francescana da Buttura, considerato uno dei migliori cuochi al mondo. Sì. Ormai negli anni, e trovate anche Jessica Roswald. Jessica Roswald, dopo tantissime esperienze in giro per il mondo, è approdata lì a fare il sous chef da Bottura. Auguri. Sous chef. Lei sarebbe chef. Stellato ovunque. La bellissima mente d'economia. Generale lancia l'offerta su Cattolica, appunto al 100% per ritirarla dal listino. Quindi. Chi? Generali su Cattolica, assicurazione. Allora. Esatto. Ecco perché il mentore là l'aveva presa. Esatto. Aveva preso le azioni della Cattolica. Io anche dopo di lui ho detto Warren Buffett. Sì. Ne prendo anch'io una porzioncina. E adesso c'è. E poi perso. Quando è ritornato a pari ho detto fammi andare via, ha sbagliato. Guadagni il 15%. Ecco. Ancora i Benetton lì hanno cacciati da Gigino. Poi non si beccano 7 miliardi di euro. Grande ormai. Sì. 7 miliardi e 2 spettano solo a loro per la vendita delle autostrade, 9,1 miliardi il totale sborsato da noi per la Cassa Depositi e Prestiti, e quelle autostrade ritornano statali e avremo i soliti successi radiosi come stiamo avendo con l'Ilva, con tante cose che fa lo Stato e che piacciono tanto agli statalisti, soprattutto per piacciarsi dentro della gente inoperosa. Allora voglio fare gli auguri anche al mio amico Riccardo Luna per la sfida di Italian Tech, il nuovo Continent Hub del gruppo Gedi. Lui è un uomo che da sempre ha puntato sul tech, suo padre è stato un grandissimo dell'automobile, il giornale che editava l'ACI, l'Automobile Club Italiano,
Riccardo è ormai non più un giovane, ma un ex giovane, ha sempre seguito tutto il mondo tech e mi fa piacere che ancora una volta sia pioniere in un'iniziativa. Gedi ha avuto un anno un po' difficilotto. Sì, sì, difficilotto. Dei giornali, 166 milioni di perdita. Ma come mai? Come mai? Baone, mi dica Baone. È colpa della Juventus, Baone, secondo lei? No, della Juventus no, ma del fatto che siano schierati moltissimo a sinistra, quello sta facendo perdere. A Baone, allora questo vuol dire che noi che abitiamo nei centri cittadini dove ci sono le ZTL, Baone, non possiamo usufruire. Guarda un po' che è arrivato adesso. Vabbè, Giuse, se arrivi alle 7:30 noi ci possiamo salutare. Sì, no, ma, cioè, ma 8:30 diciamo. 8:30, sì, vabbè, alle 8:30 noi ci possiamo salutare. No, ma Giuse, prendila con calma, vai ancora a bere il caffè, sì, che poi la rivedi registrato. Esatto. Anche perché noi stiamo finendo, sono le 8:30, ringraziamo Silvia Strano di essere stata con noi nel primo giorno di giugno, di apertura dei bar, di estate, di tutto quello che volete, quindi è venuta a darci. Venite a festeggiare con noi, sì, venerdì sera a Olivola, ragazzi, non vi promettiamo, ma forse ci saranno sorprese. Lanciamo ecco la sorpresa, ma lanciamo subito facciamo un regalo, ragazzi. Sì, dai, da dai. Oggi chi accetterà, chi si prenoterà tramite noi per Olivola dicendo Double News, venendo a cena là, avrà a nostro carico in regalo l'aperitivo, che vi assicuro è tanta roba. Quindi veniteci a trovare e venite prenotando dicendo Double News e vedrete che ci sarà in omaggio. Sono esclusi gli ospiti di Double News. Bene, ragazzi, ci vediamo domani mattina alle 7:30. Grazie Silvia. Grazie. E grazie a tutti. Ricordando che il turista non vuol pensieri. Alessandria è bella, molto bella come città. Sì, e noi stiamo bene qua. Ciao. Ciao, domani.